un viaggio nelle pieghe più profonde dell'animo umano che voi sarete chiamati a fare. Entrerete con noi in luoghi di magica e suggestiva bellezza, ville antiche, chiostri, monasteri, castelli, musei, e lì sarete guidati da bisbiglie, sussurri, urla, risate, ombre, colori, luci, suoni, musiche, danze. Attraverserete corridoi, attraverserete sotterranei, giardini, in ogni nicchia, in ogni cella, in ogni stanza, in ogni dove. Lungo un colonnato, dietro ogni siepe, incontrerete un re impazzito, decaduto, che implora la natura perché possa piovere e tuonare sulle sue colpe. Un fratricida intento a chiedere perdono per i suoi peccati non riuscirà, perché la colpa è più forte e sconfigge la sua volontà. Teneri amanti che si dichiarano il loro amore sotto la luce della luna che inargenta le cime degli alberi. Donne che invocano il ministero dell'assassinio perché tolga loro il latte dalle loro mammelle e lo sostituisca con amaro fiele. E in tutto questo voi dovrete guardare in fondo alla vostra anima stessa e provare insieme a loro gioie e dolori, vita, morte, amarezza e giubilo, e insieme avidità, generosità, il senso e la bramosia della vendetta, la sete di potere, il bisogno del perdono, lo smarrimento della follia. Non sarete soli, con voi ci saranno Amleto, Ofelia, Gertrude, Re Claudio, lo spettro del re di Danimarca, e ancora ci saranno Otello, Desdemona, Emilia, Cordelia, tutto principia.